Professor Zuppi, un nuovo ambulatorio dedicato a tutte le donne, di cosa si tratta? Ma si tratta di un, diciamo, di un portone d'ingresso alla struttura che possa in qualche modo risolvere già inizialmente le problematiche delle diverse patologie che affliggono le donne nelle varie fasi d'età e che offre, oltre alla consulenza da parte di specialisti che riescono, diciamo, ad ascoltare queste donne e cercare di dare dei suggerimenti, anche un percorso diagnostico per alcune patologie in maniera tale da potersi inserire in un eventuale, diciamo, disegno terapeutico, sia esso medico che chirurgico. Quali sono le patologie della donna più frequenti? Ma le patologie dipende un po' dalla fascia d'età. Abbiamo patologie che riguardano soprattutto le donne in età fertile, come per esempio l'endometriosi, come i sanguinamenti uterini, come i disturbi mestruali. Poi, andando avanti negli anni, ci sono le patologie dell'età perimenopausale o quelle comunque successive al periodo della massima fertilità e del concepimento, e poi ci sono le patologie della menopausa, che alcune delle quali si riconnettono anche ad età anteriore alla menopausa, penso ad alcune disfunzioni del pavimento pelvico. Devo dire che oltre a questo ambulatorio, che appunto è un po' la porta d'ingresso alla struttura, dicevamo, esistono degli altri ambulatori già funzionanti, super specialistici in ambito ginecologico, che coprono settorialmente i diversi periodi che abbiamo menzionato. Diciamo che la prevenzione è sempre il nostro obiettivo per cercare di essere tempestivi nella eventuale terapia, sia essa medica che chirurgica, e quindi cercare di intervenire e medicalmente e chirurgicamente senza lasciare che la patologia, qualunque essa sia, si sviluppi. Ma va bene anche dopo la comparsa dei sintomi, perché molto spesso non c'è un sistematico controllo da parte delle donne in assenza di sintomatologia, e allora se dovesse insorgere qualche sintomo noi siamo ben disposti a raccogliere l'istanza. Diamo un messaggio alle giovanissime: quando è importante fare la prima visita ginecologica? Ma la prima visita ginecologica direi che è obbligatorio farla dopo i primi rapporti. Devo dire che però anche prima dei primi rapporti, sintomatologie dolorose che a volte insorgono dopo le prime mestruazioni dovrebbero suggerire, oltre al consulto con i validi medici di famiglia che esistono sul territorio, di indirizzarsi anche ad un ambulatorio ginecologico che può in qualche modo, anche in assenza dei primi rapporti sessuali, indirizzare le mamme di queste giovani fanciulle su un percorso che può essere il più possibile tempestivo per determinate patologie. Invece per le donne in menopausa? Le donne in menopausa hanno già un percorso, è auspicabile che l'abbiano iniziato molto prima, ginecologico, che magari è passato anche attraverso la gravidanza e tutto quello che ne consegue anche dopo la gravidanza. Le donne in menopausa vivono una terza fase della vita che, per fortuna, grazie anche a quanto la medicina ha fatto, è sempre più lunga, per cui ci deve essere una continuità con gli ambulatori e le strutture di ginecologia, che soprattutto quelle qualificate, per passare questa terza lunga fase della vita nel miglior modo possibile. Parliamo di un giovane scrittore qua accanto a me, Nicola Nucci, e parliamo di un libro che per la prima volta vede un toscano dopo molto tempo arrivare in finale al premio Italo Calvino 2018. Il libro che ha scritto Nicola si intitola Trovami un modo semplice per uscirne e parla di una rivoluzione moderna. Allora Nicola, innanzitutto come nasce questa tua passione per la scrittura? È una passione comunque vecchia, quasi decennale. Inizialmente sono partito con il teatro, poi mi sono spostato un po' verso il cinema e adesso verso la letteratura. Questa è la mia prima opera, l'opera d'esordio. Allora, una rivoluzione, avevo detto, dei nostri tempi, dei tempi moderni. Questo romanzo, finalista del premio Italo Calvino 2018, di che cosa racconta? Due giovani che si ritrovano, tra l'altro sono proprio qua nelle nostre zone. Sì, ambientato nella Val di Chiana, appunto, sono due ragazzi, due ventenni scontenti del proprio presente che decidono di fare una rivoluzione. La maturano attraverso un percorso di sofferenza fatto di insuccessi lavorativi e amorosi. Quindi vogliono cambiare il proprio futuro, la propria vita, e lo fanno attraverso una rivoluzione.
e vediamo se riusciranno a farla, tutto qui. In realtà è anche il racconto di una, se vogliamo, in chiave molto anche ironica, molto divertente, però è il racconto di una sconfitta di una generazione. Il finale non lo vogliamo ovviamente spoilerare, non lo vogliamo svelare al nostro pubblico, andate a leggerlo, però sta di fatto, insomma, che dai una lettura di quelli, dei tempi moderni che viviamo, non in maniera senz'altro positiva. Diciamo ogni generazione alla fine ha fallito a modo proprio, forse quella di adesso forse non ci ha nemmeno provato. Questo libro parla, è praticamente un processo alle intenzioni che poi spesso si tramutano in occasioni perse, tutto qui. Hai partecipato al Salone del Libro a Torino, hai avuto insomma partecipazioni importanti anche a premi di, che riguardano appunto la letteratura italiana. Che cosa c'è come sogno nel cassetto per quanto riguarda appunto i prossimi progetti futuri di Nicola Nucci? Sì, allora ora sto lavorando a una sceneggiatura per il cinema, però per quanto riguarda questo romanzo lo stiamo portando in giro, quindi il presente è festival importanti, presentazioni importanti, anche qualche concorso e poi anche un circuito nelle scuole in cui verrà letto come lettura appunto scolastica, quindi questo diciamo è il futuro prossimo. Grazie Nicola, Trovami un modo semplice per uscirne, il premio finalista al premio Italo Calvino 2018, vi invitiamo ovviamente a leggerlo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ad agosto inoltrato anche in Toscana si comincia a pensare ai raccolti e gli occhi sono puntati su olive e uva. Sul fronte dell'olio i dati, secondo Fedagri Conf Cooperative, lasciano prevedere fin dall'inizio della stagione un calo della produzione del 20% rispetto al 2018, soprattutto nell'entroterra, controbilanciato invece dalla costa, Grosseto e Livorno in particolare, dove si prevede un buon raccolto. La responsabilità è sempre del meteo, con le grandinate di luglio che non hanno giovato alle coltivazioni, la primavera fredda e piovosa e l'estate calda, in ogni caso sembrano aver fatto bene almeno alla qualità dell'uva in Toscana, dove ci si prepara alla vendemmia e dove ci si aspetta un'annata di grande qualità. E ad andare forte nel 2019 anche il pomodoro da salsa, coltivato su 1800 ettari di terreno in Toscana, la cui produzione, soprattutto in Maremma, secondo Confagricoltura, aumenterà del 10% rispetto al 2018. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica attesa per la giornata di domani ci mostra un'area di bassa pressione che condizionerà il meteo sull'Italia centro-settentrionale anche nei prossimi giorni, portando temporali nelle zone interne. Ma andiamo a vedere le condizioni meteo nel dettaglio per la giornata di domani. Condizioni di spiccata variabilità, in particolare nel pomeriggio, quando non mancheranno rovesci e temporali sparsi, in particolare sui settori occidentali della regione. Venti deboli settentrionali, mari poco mossi, temperature massime in ulteriore calo intorno ai 28-30 gradi nelle zone interne di pianura. Uno sguardo al fine settimana, lo schema più o meno sarà lo stesso, spiccata variabilità nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, in particolare nella giornata di sabato, andrà un po' meglio invece al mattino ed in serata. Venti deboli settentrionali, mari poco mossi, temperature in progressivo aumento intorno ai 30-31 gradi sabato, fino a 32-33 gradi domenica. Bene, con questo concluso, buona serata a tutti.